Ciao ragazzi, benvenuti nel sesto episodio. Come vedete il ciao ha avuto un po' di modifiche. Attualmente ha bandine, tutte le plastiche montate e ormai è finito. Ora vedete la ruota un po' bianca perché ho finito di lucidare meglio il cerchio davanti ed è venuto decisamente meglio. L'unica cosa che ci sarebbe da fare sarebbero sistemare i mozzi qua. Adesso valuterò come procedere perché non so neanche io se mi conviene o no andarli a toccare. Perché ovviamente dovrei sraggiare tutti i cerchi, fare tutto un lavoro e glielo terrei anche così. Intanto comunque questo qua è un ciao che andrà messo via. Intanto mi scuso per lo scorso video che è stato un timelapse, però così è andato e non posso far niente. Quest'oggi andremo a montare i pedali e a fare una revisione completa del carburatore perché ho comprato il kit revisione carburatore. Il motivo era perché quando accendevo la benzina lo lasciavo fermo, mi tendeva un po' a perdere e mi dava fastidio questa cosa. Allora partiamo subito con il montaggio dei pedali. Io ho il problema che nei pedali, come vedete, la forchettina non entra. Quello che andrò a fare adesso sarà allargare un po' di più il foro dei pedali in modo che la forchetta entri bene e possa andare a incastrarsi giusta. Siccome ho notato comunque fa fatica a entrare, anche se lo passo un po', cerco di mangiare anche un po' sul perno adesso. Sempre attenti alle mani a non distruggervi le dita e a non rovinare il filetto quando fate queste cose. Adesso come vedete, se io vado a incastrarlo, si incastra correttamente. Si vede che dopo lui va a spingere qua ed è perfetto. Come vedete, il primo è stato fissato. Adesso andiamo a mettere il secondo pedale. Controllate che non abbiano laschi. Dopo qua andrò a tagliare col flessibile. Guardiamo che siano opposti l'uno rispetto all'altro. Come vedete questo è opposto a quello. L'importante è che funzioni. E i pedali sono stati montati. Adesso non ci rimane che andare a sostituire le guarnizioni del carburatore. Intanto chiudiamo la benzina, molliamo il carburatore. Beh, per togliere il carburatore è molto semplice. Partiamo mollando il filtro dell'aria. Quindi si molla la vite e si spinge fuori. Poi si va a mollare la ghigliottina e due, si mette in parte. Adesso possiamo andare a togliere la bandina. Ovviamente questa qua è la bandina sua originale, grigia. Andiamo a mollare questo. Adesso sicuramente uscirà un po' di benzina. Ah, non è un problema. Molliamo qua. Qua c'è la prima e l'altra guarnizione è là. Mettiamo qua tutto così siamo sicuri di non perdere niente. E adesso possiamo andare a rimuovere il carburatore. Quindi lo molliamo. Perfetto. Qua io ho sempre usato questa tecnica e non ho visto, non mi ha mai rovinato niente. Lo si picchietta piano piano finché non esce. Adesso che vediamo che si muove, basta toglierlo. In questo modo. Occhio sempre a cercare di rovinare il meno possibile la vernice. Adesso è anche pieno di benzina dentro. Possiamo andare là e fare la revisione. Preparatevi degli stracci vecchi perché sicuramente uscirà un sacco di benzina. Adesso andiamo a mollare la vaschetta. Perfetto. Allora, questo qua è il getto. Controllate sempre che sia ben pulito. Adesso procediamo in questo ordine. Dobbiamo andare a cambiare la spillettina qua. Quindi si va a sfilare il pernetto. In questo modo prendiamo la pinza e la molliamo piano piano in questo modo. Adesso la alzate e la tirate via. Adesso andiamo a rimuovere quella vecchia, prendiamo quella nuova. Occhio a non tagliare la guarnizione, mi raccomando. Quella vecchia la mettiamo là in parte e lo andiamo a inserire in questo modo. Adesso lo reinseriamo di qua e adesso possiamo andare a rimettere il perno. Controllate che funzioni. Questa qua praticamente quando il galleggiante si riempie che sale va a bloccare e non fa più entrare benzina, in modo che il carburatore non si riempa troppo e non vada a perdere. Adesso prendiamo la vaschetta e andiamo a rimuovere la guarnizione che ormai è tutta schiacciata. In questo modo. E mettiamo la guarnizione nuova.
alla fine dovrebbe venire un risultato di questo genere. Io non vado neanche a dargli una soffiata, se volete pulite bene i getti, perché l'ho smontato circa 2 settimane fa per pulirlo e non ha senso pulirlo ancora. Mettetelo dentro e controllate che la guarnizione sia messa correttamente e dopo potete richiudere. Prontate prima una vite, poi l'altra, stringete. Stringere sempre con un po' di mano, perché vi ricordo che si tratta sempre di alluminio. Adesso non ci rimane che andare a sostituire le 2 guarnizioni. Adesso prendo un pezzo di carta e vado a pulire bene intanto. Ora mettiamo la guarnizione nuova, la possiamo incastrare dentro. Messa la guarnizione, rimettiamo il carburatore in posizione. Andiamo a incastrare il carburatore, guardiamo che l'aria si fermi giusta, quindi tiriamo l'aria. Possiamo andare a bloccare di nuovo il carburatore. Ok, adesso filtrino della benzina e possiamo sostituire anche questa guarnizione. Per andare un po' meglio mi sono preso un cacciavite e qua abbiamo tolto la guarnizione e adesso possiamo mettere la guarnizione nuova. Quindi lo inseriamo, viene la guarnizione e la sua vite, la inseriamo, possiamo stringere. Adesso andiamo a rimettere la ghigliottina. Verifichiamo che accelerando scatti l'aria e mettiamo il filtro. In questo modo il carburatore è stato montato. Adesso verifica, accendiamo la benzina e vediamo se perde. Adesso facciamo cose di questo genere, sistemo gli attrezzi, nel frattempo lascio aperta la benzina e vedo se tende a fare la goccia. Metto anche la bandina. Per il momento non sembra assolutamente perdere. Perfetto così. Adesso il ciao è praticamente finito. L'unica cosa che mi rimane è procurarmi la staffa che tiene la pedana sopra, però questa è una cosa che posso fare anche dopo. Come vedete è venuto veramente bene. Noi ci vediamo al prossimo video, che penso sia la prima accensione per voi di questo ciao, perché io ovviamente l'ho già acceso. Vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e a lasciare un commento se avete domande o consigli. Noi ci vediamo in un nuovo video. Ciao a tutti. Tonight, tonight.